Buonasera a tutti, aspettiamo che si colleghi qualcun altro. Intanto, chi è connesso mi può dire se si vede bene, si sente bene, per favore? Così ho un feedback immediato. Grazie. Bene, si sente bene bene wow aspettiamo un po di persone giusto perché poi se si perdono l'inizio e eh, poi è la fine ciao a tutti intanto se volete per darmi una mano per condividere visto che sarebbe bello ci fosse un bel po di gente se vi va di condividere la diretta Schiacciando condividi sotto, così anche gli altri vedono insomma e arriva un po' di gente. Stasera leggeremo il primo capitolo di L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Ho fatto un sondaggio prima su Instagram e ha vinto questo libro tra altri. Arriviamo a 10 e partiamo. Dai che arriviamo a 10. 8. Arriviamo a 10 e partiamo. Ciao Lara, ciao Cristina, ciao Walter, ciao Florinda, ciao Ilaria. Poi non vedo gli altri nomi, forse non ci sono più. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Allora, direi che possiamo iniziare. <ride> Questa quest iniziativa ehm, abbiamo deciso di chiamarla abraxiamoci perché in questo periodo non ci si può abbracciare, <ride> però è un abbraccio virtuale che vogliamo mandare a tutti quelli che, che ci seguono. Eh, sono giorni difficili per tutti, però, insomma, bisogna darsi da fare. Quindi abbiamo deciso che ogni giorno, penso, eh, faremo qualche cosa che riguarda l'intrattenimento, la formazione, qualcosa che riguarda la cultura. Nei prossimi giorni avremo anche dei dialoghi con qualcun altro a distanza. Insomma, è aperta anche la, la possibilità per tutti di, di partecipare a queste dirette. Eh, quindi se avete proposte, idee, vi, vi aspetto volentieri. Quindi scrivetemi scriveteci al numero dell'associazione che è 351-6998080 oppure qui su Facebook dove, dove volete insomma allora stasera appunto iniziamo a leggere ehm, questo libro che si chiama l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è di Oliver Sacks. non faccio molte premesse rispetto al libro quindi poi insomma se vi scatta la curiosità magari dopo andate a leggere un po' chi è Oliver Sacks, perché ha scritto questo libro eccetera eccetera la mia idea è di leggere tutti i capitoli, visto che c'è un bel po' di tempo, non stasera. Stasera vorrei iniziare col primo per fare un test anche per vedere come si vede e si sente. Iniziamo: capitolo primo, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Il dottor P. era un eminente musicista che per parecchi anni godette di notorietà come cantante e in seguito come insegnante alla locale scuola di musica. Fu qui che per la prima volta nei suoi rapporti con gli allievi si manifestarono strani problemi. Talvolta, quando si presentava uno studente, il dottor P non lo riconosceva, o più precisamente non riconosceva la sua faccia. Appena lo studente parlava, lo riconosceva dalla voce. Simili incidenti si moltiplicarono causando imbarazzo, perplessità, paura e a volte situazioni comiche perché al dottor P capitava sempre più spesso non solo di non vedere le facce, ma anche di vederle là dove non c'erano. Per strada, come il buon Magù, gli capitava di dare affettuosi colpetti agli idranti e ai parchimetri, scambiandoli per teste di bambini. Rivolgeva gentilmente la parola ai pomelli dei mobili e si stupiva di non ricevere risposta. In un primo tempo questi curiosi abbagli passavano per scherzi ed erano accolti con una risata anche da parte dello stesso dottor P. Non aveva forse sempre avuto uno strambo senso dell'umorismo e amato paradossi e burle di gusto zen? Le sue facoltà musicali erano straordinarie come sempre. Non accusava malesseri, non si era mai sentito meglio, e i suoi errori erano così assurdamente comici e così fantasiosi che si sarebbe stentato a, creder a crederli autentici o indice di qualcosa di serio. L'idea che ci fosse qualcosa che non andava emerse solo circa tre anni dopo, quando insorse il diabete. Ben sapendo che questo poteva danneggiargli la vista, il dottor P. consultò un oftalmologo, il quale fece un'anamnesi scrupolosa e lo esaminò accuratamente. I suoi occhi sono a posto, concluse poi. Ma c'è qualcosa che non va nella parte visiva del suo cervello. Io non posso aiutarla, deve consultare un neurologo. Fu così. Che il dottor P. si rivolse a me. Pochi secondi di colloquio mi convinsero che non vi era taccia di demenza nel senso comune. Il dottor P., un uomo di grande cultura e fascino, parlava bene, con scioltezza, fantasia e umorismo. Non riuscivo a capire come mai fosse stato indirizzato alla nostra clinica. Ma a ben osservare qualcosa di un po' strano c'era. Parlando era rivolto, orientato verso di me, eppure c'era qualcosa di curioso. Che però non riuscivo a tradurre in parole. Infine mi venne da pensare che si rivolgeva a me non con gli occhi, ma con le orecchie. Gli occhi, invece di guardarmi, di fissarmi, di captarmi normalmente, saettavano in modo curioso dal mio naso al mio orecchio destro, scendevano al mento, risalivano all'occhio destro, come se notassero, anzi studiassero i singoli lineamenti ma senza vedere la mia faccia nel suo complesso, le sue mutevoli espressioni, me come un tutt'uno. Non so se me ne resi pienamente conto quella volta, era solo una vaga e persistente stranezza, un difetto nella normale interazione fra sguardo ed espressione. Mi vedeva, mi esplorava, eppure... Che c'è che non va? gli chiesi infine. Che io sappia niente, rispose con un sorriso. Ma secondo gli altri avrei qualcosa agli occhi. Ma lei non accusa nessun problema di vista. No, direttamente no, ma a volte faccio un po' di confusione. Uscì un istante dalla stanza per parlare con la moglie. Quando rientrai, il dottor P era tranquillamente seduto vicino alla finestra e più che guardare fuori, ascoltava attento. Il traffico, disse i rumori della strada e i treni in lontananza formano una specie di, di sinfonia, non le pare? Conosce Pacific 234 di Honegger? Che persona deliziosa pensai. Come può esserci qualcosa di serio? Mi permetteva di visitarlo. Ma certo, nella tranquillizzante routine di un esame neurologico, forza muscolare, coordinamento, riflessi, tono, calmai la mia inquietudine, e forse anche la sua fu mentre esaminava che accadde il primo fatto strano gli avevo tolto la scarpa sinistra e sfregato la pianta del piede con una chiave una prova di riflessi all'apparenza banale ma determinante poi mi voltai ad avvitare l'oftalmoscopio in attesa che lui si rimettesse la scarpa dopo un minuto mi accorsi con sorpresa che non l'avevo ancora fatto posso aiutare chiesi Aiutare chi? A fare cosa? A aiutare lei a mettersi la scarpa. Oh! disse avevo dimenticato la scarpa e aggiunse sottovoce: La scarpa? La scarpa? Sembrava sconcertato. La sua scarpa ripetei: Non deve infilarsela? Lui guardava sempre in basso: non la scarpa però, con una concentrazione intensa, ma male indirizzata. Infine, il suo sguardo si posò sul suo piede. È questa la mia scarpa, vero? Avevo sentito male o aveva visto male lui? I miei occhi, spiegò, e si mise una mano sul piede. È questa la mia scarpa, no? No, quello è il suo piede. La sua scarpa è lì. Ah, credevo che fosse il mio piede. Stava scherzando. Era pazzo. Cieco, se questa era una delle sue strane confusioni, era certo la più strana in cui mi fossi mai imbattuto. Lo aiutai a sistemare la scarpa, il piede, per evitare ulteriori complicazioni. Quanto a lui, sembrava tranquillo, indifferente, forse divertito. Ripresi la mia visita. La sua acutezza visiva era buona, non aveva difficoltà a vedere uno spillo sul pavimento, anche se talvolta, quando veniva messo alla sua sinistra, non lo trovava. Vedeva benissimo. Ma che cosa vedeva? Aprì una copia del National Geographic Magazine e gli chiesi di descrivere alcune foto. Le sue risposte furono curiosissime. I suoi occhi si spostavano rapidi da una cosa all'altra, cogliendo tratti minuscoli, isolati, come avevano fatto con la mia faccia. Una forte luminosità, un colore, una sagoma, trattenevano la sua attenzione e suscitavano un commento ma in nessun caso colse la scena nella sua totalità. Non riusciva a vedere l'insieme, vedeva solo dettagli, che individuava come puntini sullo schermo di un radar. Non entrò mai in relazione con l'immagine come un tutto, non affrontò mai, per così dire, la fisionomia dell'immagine. Non aveva il minimo senso di un paesaggio o di una scena. Gli mostrai allora la copertina, eh, la copertina, una distesa ininterrotta di lune del Sahara. Che cosa vede? Vedo un fiume, disse. E un piccolo albergo con la terrazza sull'acqua. Sulla terrazza c'è gente che mangia. Qua e là vedo ombrelloni colorati. Stava guardando, se questo era guardare, fuori della copertina a mezz'aria e confabulava di elementi inesistenti come se l'assenza di elementi nella foto lo avesse spinto a, imm a immaginare il fiume, la terrazza e gli ombrelloni colorati. Devo aver avuto un'aria esterrefatta. Il dottor P invece pareva soddisfatto delle sue risposte e accennava un sorriso. Devo un goccio d'acqua per chi è ancora rimasto. Comunque anche per me è nuovo questo libro, non l'avevo mai letto. <coughs> 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 Devo aver avuto un'aria sterrefatta. Il dottor P invece pareva soddisfatto delle sue risposte e accennava un sorriso. Poi, evidentemente convinto che la visita fosse finita, si guardò intorno alla ricerca del cappello. Allungò la mano e afferrò la testa di sua moglie. Cercò di sollevarla, di calzarla in capo. Aveva scambiato la moglie per un cappello. La donna reagì come se fosse abituata a cose del genere. Non riuscivo a spiegarmi quanto era successo in termini di, neurologi di neurologia o di neuropsicologia. Sotto certi aspetti egli sembrava perfettamente integro, sotto altri devastato in modo totale e incomprensibile. Come poteva da un lato scambiare sua moglie per un cappello e dall'altro svolgere come faceva la sua attività didattica alla scuola di musica? Dovevo riflettere, rivederlo e rivederlo nel suo ambiente familiare, a casa sua. Di lì a qualche giorno andai a trovarlo. Nella mia cartella avevo lo spartito di Dichter Dichterliebe, sapevo che gli piaceva Schumann, e tutta una serie di oggetti per i test di percezione. La signora P mi fece entrare in un appartamento spazioso che ricordava la Berlino di fine secolo. In mezzo alla stanza campeggiava un vecchio splendido Bösendörfer, circondato da, stru da strumenti, leggi, spartiti. C'erano anche libri e quadri, ma la musica era il centro di tutto. Il dottor P entrò e con aria distratta e tenendo, la mano, e tenendo la mano avanzò verso la vecchia pendola. Poi, sentendo la mia voce, si corresse e venne nella mia direzione. Ci salutammo e chiacchierammo un po' dei concerti e degli spettacoli del momento. Con una certa diffidenza gli chiesi se volesse cantare. Dichter Liebe, esclamò. Ma non riesco più a leggere la musica. Non mi accompagnerebbe lei? Di sì che ci avrei provato. Su quel meraviglioso pianoforte, perfino la mia esecuzione pareva buona, e il dottor P. era un Fischer di Scow, non più giovane, ma con una dolcezza infinita, e a un orecchio perfetto univa una voce guidata da acutissima intelligenza musicale. Era chiaro che la scuola di musica non lo teneva per pietà. I lobi temporali, de de temporali del dottor P. erano evidentemente intatti. Aveva un'eccellente corteccia musicale. Che cosa succedeva? Mi chiesi nei lobi parietali e occipitali, specialmente in quelle aree dove avvengono i processi visivi. Nella mia attrezzatura per le visite neurologiche porto sempre i solidi platonici, eh, sicché decisi di cominciare con quelli. Che cos'è? chiesi, estraendo il primo. Un cubo, naturalmente. E questo? domandai sollevandone un altro. Il dottor Pond. Lo prese e lo esaminò velocemente, in modo sistematico. Un dodecaedro, naturalmente, e non si disturbi a tirar fuori gli altri, riconoscerò anche l'icosaedro. Li Era chiaro che le forme astratte non presentavano problemi. E le facce? Estrassi un mazzo di carte, le identificò tutte senza alcuna esitazione, fanti, regine, re e jolly. Ma le carte dopo tutto sono disegni stilizzati, ed era impossibile stabilire se egli vedesse delle facce o semplicemente delle strutture disegnate. Decisi quindi di mostrargli un volume di vignette che avevo nella cartella. Anche questa volta se la cavò piuttosto bene. Il sigalo di Churchill, il naso di Jimmy Durante. Non appena aveva colto un tratto chiave era in grado di identificare l'intero volto. Ma le caricature sono anch'esse formali e schematiche. Restava da vedere come si sarebbe comportato con dei volti veri, rappresentati in modo realistico. Accesi a quel punto la televisione, esclusi il sonoro e trovai un vecchio film di Bette Davis. Si stava svolgendo una scena d'amore. Il dottor P non seppe riconoscere l'attrice, ma questo era spiegabile, col fatto che forse la Davis non era mai entrata a far parte del suo mondo. La cosa più sorprendente era invece che egli non riuscisse a identificare le espressioni sul viso dell'attrice e del suo partner, benché nel corso di una sola scena infuocata esse passassero dal desiderio ardente alla passione, alla sorpresa, alla ripugnanza, alla furia, fino a sciogliersi in una tenera riconciliazione. Il dottor P. non capì nulla di tutto questo. Non riusciva ad afferrare il senso della scena, l'identità dei personaggi, addirittura il loro sesso. I suoi commenti sembravano quelli di un marziano. Ma forse c'era la remota possibilità che parte delle sue difficoltà fosse connessa all'irrealtà del mondo di celluloide hollywoodiano. E mi venne in mente che forse gli sarebbe stato più facile identificare volti che appartenessero alla sua vita. Alle, parati, alle pareti dell'appartamento c'erano fotografie di familiari, colleghi, allievi e sue. Ne feci una pila e con una certa apprensione gliele sottoposi. Quello che rispetto al film era stato divertente o farsesco, riferito alla vita reale, fu tragico. Si può dire che non riconobbe nessuno, né i familiari, né i colleghi, né gli allievi, né se stesso. Riconobbe un ritratto di Einstein perché ne individuò i caratteristici capelli e baffi. Eh, lo stesso avvenne con un paio di altre persone. Oh, Paul, disse, quando gli mostrai un ritratto del fratello. Quella mandibola squadrata, quei grossi denti, lo riconoscerei dovunque. Ma era Paul che riconosceva o erano alcuni tratti che gli permettevano di azzardare un nome con una buona possibilità di aver ragione? In assenza di contrassegni inconfondibili era assolutamente perso. Ma ciò che non funzionava non erano soltanto le facoltà cognitive, la gnosis, era tutto il suo modo di procedere che assolutamente non andava. Egli si accostava a questi volti. Anche a quelli delle persone a lui più vicine e care, come a rompicapo o a testa strati. Non stabiliva nessun rapporto con loro, non li vedeva. Nessun viso gli riusciva a familiare, non lo vedeva come un tu, ma lo identificava come un semplice insieme di tratti, un esso. Vi era quindi gnosis formale, ma nessun accenno a una gnosi personale. E questo si accompagnava all'indifferenza o alla cecità verso l'espressione. Un viso per noi è una persona che si affaccia. Vediamo, per così dire, la persona attraverso la sua persona, nel senso latino del termine, il suo viso. Ma per il dottor P non c'era persona. Nessuna persona all'esterno, nessuna persona dentro. Andando a casa sua, mi ero fermato da un fiorista per comprare una vistosa rosa rossa da mettermi all'occhiello. Ora me la sfilai e gliela porsi. Egli la prese. Non come uno cui si offra un fiore, ma come un botanico o un morfologo, cui venga apporto un esemplare. Quindici centimetri circa di lunghezza, commentò. Una forma rossa convoluta con un appendice lineare verde. Sì, disse incoraggiante. Che cosa pensa che sia? Beh, difficile dirlo. Sembrava perplesso non ha la simmetria semplice dei solidi platonici pur potendo forse avere una simmetria superiore tutta sua potrebbe essere un'infiorescenza o uh, un fiore credo potrebbe essere son sì potrebbe confermo l'annusi suggerì e di nuovo gli parve un po' sconcertato come se gli avessi chiesto di annusare una simmetria superiore ma condiscese gentilmente e portò la rosa al naso. Improvvisamente si animò. Che meraviglia! Esclamò. Una rosa precoce! Che profumo divino! Si mise a canticchiare di rose, di lilie. A quanto pareva, la realtà poteva essere trasmessa dall'odorato se non dalla vista. Provai con un ultimo test. Era una giornata ancora fredda, ad inizio di primavera, ed io avevo gettato sul divano il soprabito e i guanti. E questo che cos'è? chiesi sollevando un guanto. Posso esaminarlo? disse. Me lo prese di mano e si mise a studiarlo come aveva fatto con le forme geometriche. Una superficie continua, annunciò infine, avvolta su se stessa, dotata. esitò. di cinque estensioni chiave, se così si può dire. Sì. Dissi cautamente. Lei mi ha fatto una descrizione. Ora mi dica che cos'è. Un qualche contenitore? Sì, dissi. E che cosa potrebbe contenere? Potrebbe contenere il suo contenuto, disse il dottor P. con una risata. Ci sono varie possibilità. Potrebbe essere un portamonete, per esempio, per monete di cinque valori diversi, oppure. Interruppi quel folle flusso di parole. Non ha un aspetto familiare? Non crede che potrebbe contenere, fasciare una parte del suo corpo? Nessun lampo di riconoscimento illuminò il suo viso. Nessun bambino saprebbe vedere e descrivere una superficie continua avvolta su se stessa. Ma non c'è bambino, anche molto piccolo, che non riconoscerebbe immediatamente un guanto, un oggetto noto, che non saprebbe, che non saprebbe cosa serve a coprire la mano. Il dottor P. no. Nulla di questo che vedeva gli era familiare. Visivamente era smarrito in un mondo di astrazioni inanimate. Anzi, non possedeva un mondo visivo reale, così come non possedeva un sé visivo reale. Poteva parlare di cose che non le vedeva direttamente. Hugglings Jackson, a proposito degli afasici e di coloro che hanno subito lesioni all'emisfero sinistro, dice che hanno perso il pensiero astratto e propositivo e li paragona ai cani, o meglio, paragona i cani agli afasici. Il dottor P, invece, funzionava esattamente come una macchina. Non soltanto perché nei confronti del mondo visivo mostrava la stessa indifferenza di, calco di un calcolatore, ma perché, cosa ancora più sorprendente, costruiva il mondo come fa un calcolatore, servendosi di caratteristiche chiave e di relazioni schematiche. Era possibile identificare la struttura facendo una sorta di dentikit senza minimamente coglierne la realtà. I test fatti fino a quel momento non mi dicevano nulla sul mondo interiore del dottor P. Era possibile che memoria e immaginazioni visive fossero ancora intatte. Gli chiesi a quel punto di immaginare di entrare in una delle piazze della nostra città dal lato nord, di attraversarla, nella fantasia o nel, ricor nel ricordo, e di elencarmi gli edifici davanti ai quali sarebbe passato. Egli nominò gli edifici alla sua destra, ma non quelli a sinistra. Gli chiesi allora di immaginare di entrare nella piazza da sud. Di nuovo menzionò soltanto gli edifici che si trovavano sul lato destro, sebbene fossero proprio quelli che prima aveva omesso. Gli edifici che aveva visto interiormente prima ora non furono menzionati, presumibilmente perché non erano più visti. Era evidente che le sue difficoltà relative alla sinistra, i deficit del suo campo visivo erano tanto esterni quanto interni e tagliavano in due memorie e fantasie visive. Devo un goccio di acqua. Ci siete ancora? Che bello! Che piacere! <ride> Ma che cosa succedeva a un livello superiore alla sua visualizzazione interna? Pensando all'intensità quasi allucinatoria con cui Tolstoi visualizza e anima i suoi personaggi, interrogai il dottor P su Anna Karenina. Egli ricordava benissimo i vari episodi. Aveva perfettamente presente l'intreccio, ma omise tutte le caratteristiche visive, la narrazione o le scene visive. Ricordava le parole dei personaggi ma non i loro volti e nonostante fosse in grado, grazie alla sua straordinaria memoria, di citare a richiesta quasi alla lettera le descrizioni visive originali, era evidente che esse erano per lui del tutto vuote e prive di realtà sensoriale, immaginativa o emotiva. C'era quindi anche un'agnosia interiore. Ma ben presto scoprì che ciò si verificava solo in certi tipi di visualizzazione. Quella dei volti e delle scene, della componente visiva di una narrazione o di un evento, era profondamente danneggiata, quasi assente. Ma la visualizzazione degli schemi era intatta e forse addirittura potenziata. Quando lo sfidai a una partita a scacchi mentale, non ebbe difficoltà a visualizzare la scacchiera o le mosse, né per essere onesti a battermi clamorosamente. Luria dice di Zasetski di che aveva perso completamente la capacità di giocare, ma che la sua vivida immaginazione era intatta. Zasetski e il dottor P. vivevano in mondi che erano l'immagine speculare l'uno dell'altro. Ma la differenza più triste fra di loro era che Zasetsky, come dice Luria, lottava per riacquistare le facoltà perdute con l'indomita tenacia di un'anima perduta. Mentre il dottor P non lottava, non sapeva quello che aveva perduto, anzi, non sapeva di aver perduto qualcosa. Ma chi era più tragico? Chi era maggiormente anima perduta? L'uomo che sapeva o l'uomo che non sapeva? Quando la visita fu, fu terminata, la signora P ci chiamò a tavola, dove c'erano il caffè e una scelta di ottimi pasticcini. Di buon appetito e canticchiando sottovoce, il dottor P attaccò i dolci con decisione. Con movimenti veloci e sciolti, senza esitare, canterellando, tirava i piatti verso di sé, prendeva questo o quel dolce, in un gran fluire di gorgogli, in, un, in una celebrazione canora del cibo. A un tratto CV. ci fu un'improvvisa interruzione. Una serie di veloci e perentori colpi bussati alla porta. Colto alla sprovvista, il dottor P trasalì si bloccò smise di mangiare e si irrigidì sulla sedia con un'espressione di cieca e smarrita indifferenza vedeva la tavola ma non la vedeva più non la percepiva più come una tavola carica di dolci sua moglie gli versò il caffè la roma gli stuzzicò il naso e lo riportò alla realtà la melodia del mangiare riprese come riesce a fare le cose di tutti i giorni? mi chiesi. Che cosa succede quando si veste, va in bagno, si lava? Seguì sua moglie in cucina e le chiesi come faceva suo marito, per esempio, a vestirsi. È come per il mangiare, spiegò. Io gli tiro fuori i soliti vestiti e li metto al solito posto e lui si veste senza difficoltà, canticchiando. Fa tutto canticchiando, ma se viene interrotto e perde il filo, si blocca. Non riconosce più i suoi vestiti o il suo stesso corpo. Canta continuamente canta per mangiare, per vestirsi, per fare il bagno, sempre. Non riesce a fare nulla se non la trasforma in una melodia. Mentre parlavamo, la mia attenzione fu attratta dai quadri alle pareti. Sì, disse la signora P. Mio marito aveva talento come pittore, oltre che come cantante. Ogni anno la scuola esponeva i suoi quadri. Li passai in rassegna con curiosità. Erano in ordine cronologico. Le prime erano tutte opere naturalistiche e realistiche, con un contenuto emotivo vivido e, e insieme curato nei particolari e concreto. Col passare degli anni si facevano meno vivide e concrete, meno realistiche e naturalistiche, ma molto più astratte, addirittura geometriche e cubistiche. Infine, negli ultimi quadri le tele diventavano, almeno per me, astruse, semplici linee caotiche e chiazze irregolari di colore. Commentai la cosa con la signora P? Oh, voi dottori siete i soliti filistei, esclamò. Ma non vede l'evoluzione artistica? Non vede come ha abbandonato il realismo dei primi anni per passare a un'arte astratta non figurativa? No, non è questo, mi dissi. Ma non me ne guardai. Ma me ne guardai da ripeterlo alla povera signora. Il dottor P. era effettivamente passato dal realismo al non figurativismo e alla pittura astratta. Ma si trattava di un percorso non artistico, bensì patologico un percorso diretto verso una profonda agnosia visiva, durante il quale erano andati via via distrutti ogni fa facoltà di raffigurazione e di creazione di immagini, ogni senso del concreto e della realtà. Quella parete di quadri era un tragico documento patologico che apparteneva alla neurologia, non all'arte. E tuttavia, riflettei, non aveva in parte ragione anche la moglie. Perché tra le forze della patologia e quelle della creazione c'è spesso una lotta e talvolta, cosa ancora più interessante, una collusione. Forse nel suo periodo cubista c'era stata un'evoluzione artistica e insieme un'evoluzione patologica dalla cui collusione era nata una forma originale. A mano a mano che egli perdeva il senso del concreto, forse si arricchiva in quello dell'astratto sviluppando una maggior sensibilità per tutti gli elementi strutturali, le linee, i perimetri e le sagome. Una, una facoltà quasi picassiana di vedere e di dipingere, le organizzazioni astratte immerse e di solito perse nel concreto. Ma negli ultimi dipinti purtroppo vedevo solo caos e agnosia. Tornammo nella grande sala da musica, dove troneggiava il Bösendörfer. Il dottor P canticchiava sull'ultimo pasticcino. Allora, dottor Sachs, mi disse, mi pare di capire che lei mi trova un caso interessante. Dov'è il guasto, a suo avviso, e che cosa mi consiglia di fare? Dove sia il guasto non so proprio dirglielo, replicai. Ma le dirò che cosa funziona bene, a mio avviso. Lei è un ottimo musicista e la musica è la sua vita. In un caso come il suo, ciò che prescriverei è una vita interamente de dedita alla musica. Finora, la musica è stata il centro della sua esistenza. Ora la faccia diventare la sua intera vita. Questo avvenne quattro anni fa. Non l'ho più rivisto. Ma mi sono spesso chiesto in che modo egli cogliesse il mondo, data la sua strana perdita di immaginazione, di visualizzazione e la perfetta conservazione di una grande musicalità. Penso che la musica avesse preso per lui il posto dell'immagine. Invece di un'immagine corporea, aveva una musica corporea. Ecco perché era in grado di muoversi e agire con tanta disinvoltura, ma si bloccava completamente confuso se si interrompeva la musica interiore. Lo stesso succedeva con l'esterno, col mondo. In Il mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer parla della musica come di pura volontà. Come l'avrebbe affascinato il dottor P., un uomo che aveva interamente perduto il mondo perduto il mondo come rappresentazione, ma che lo conservava interamente come musica o volontà. E per fortuna questo durò sino alla fine, perché nonostante il graduale progredire della malattia, un tumore massivo o un processo degenerativo nelle parti visive del cervello, il dottor P continuò fino all'ultimo a insegnare e a vivere la musica. Post scriptum. Che spiegazione dare alla singolare incapacità del dottor P di interpretare, giudicare un quanto per quello che è. È evidente che in questo caso egli non riusciva a formulare un giudizio cognitivo, pur essendo in grado di produrre numerose ipotesi cognitive. Un giudizio è intuitivo, personale, comprensivo e concreto. Noi vediamo come stanno le cose in relazione tra di loro e con noi stessi. Era proprio questa capacità di vedere. Di stabilire relazioni che mancava al dottor P, il cui giudizio in ogni altro campo era del resto rapido e normale. Qual era la causa? Una mancanza di informazione visiva o un difetto nell'elaborazione dell'informazione? Questa sarebbe la spiegazione data da una, una neurologia classica che procede per schemi. Oppure il difetto era nell'atteggiamento del dottor P per cui egli non era in grado di mettere ciò che vedeva in relazione con se stesso. Queste spiegazioni o modalità esplicative non si escludono a vicenda, appunto perché sono modalità diverse, possono coesistere ed essere entrambe vere. E ciò viene ammesso implicitamente o esplicitamente dalla neurologia classica. Implicitamente da Macré, quando trova insoddisfacente parlare di schematizzazioni difettose o di difettosa elaborazione e integrazione visiva, esplicit esplicitamente da Goldstein, quando parla di atteggiamento astratto. Ma anche l'atteggiamento astratto, la la eh, astratto che permette la categorizzazione non spiega il dottor P e forse nemmeno il concetto di giudizio in generale. Perché il dottor P aveva un atteggiamento astratto? Anzi, non aveva altro. Ed era precisamente questa assurda astrazione del suo atteggiamento, assurda perché non rafforzata da nient'altro, che lo rendeva incapace di percepire le identità o i particolari, che lo rendeva incapace di giudizio. È curioso come la neurologia e la psicologia, pur parlando di un'infinità di altre cose, non parlino quasi mai di giudizio. Eppure è proprio il venir meno del giudizio, sia in ambiti specifici come nel caso del dottor P. Sia più in generale come nel caso di pazienti con sindrome di Korsakov o una o con sindrome del lobo frontale, che costituisce l'essenza di tanti disordini neuropsicologici. Del giudizio e dell'identità che possono esserne le vittime, la neuropsicologia non dice mai nulla. Eppure, vuoi in senso psico fi filosofico kantiano, vuoi in senso empirico ed evolutivo, il giudizio è la nostra facoltà più importante. Un animale o un uomo può fare benissimo a meno dell'atteggiamento astratto, ma perirà rapidamente se privato del giudizio. Il giudizio, senz'altro la, eh, la, eh, senz la prima facoltà di una vita o di una mente superiori, è ignorato o mal interpretato dalla neurologia classica, computazionale. E se ci chiediamo come possa originarsi questa assurdità, basta guardare gli assunti o l'evoluzione della neurologia stessa. Perché la neurologia classica, come la fisica classica, dalle analogie meccaniche di Huglins-Jackson alle odierne analogie con gli elaboratori, è sempre stata meccanicistica. Certo, il cervello è una macchina e un elaboratore e la neurologia classica ha perfettamente ragione. Ma i processi mentali che costituiscono il nostro essere e la nostra vita non sono soltanto astratti e meccanici, sono anche personali. E in quanto tali implicano, implicano non solo la classificazione e l'ordinamento in categorie, ma anche una continua attività di giudizio e di sentimento. Se ciò va perduto, finiamo come il dottor P, per assomigliare a, de a degli elaboratori. Allo stesso modo, se cancelliamo il giudizio e il sentimento, l'elemento personale delle scienze cognitiviste, le riduciamo a qualcosa di carente, come il dottor P, e insieme riduciamo il nostro apprendimento del concreto e del reale. Per una sorta di comica e spaventosa analogia, la neurologia e la psicologia cognitivista odierne presentano una forte somiglianza proprio col povero dottor P. Come lui abbiamo bisogno del concreto e del reale, e come lui non ce ne accorgiamo. Le nostre scienze cognitiviste soffrono anch'esse di un'agnosia, essenzialmente simile a quella del dottor P., il quale può dunque servire da monito e da parabola, mostrandoci che cosa succede a una scienza che, rifug che rifugga dal giudizio, dal particolare, dal personale e diventi interamente astratta e computazionale. Fu sempre motivo di grande rammarico per me il fatto di non aver potuto, per circostanze indipendenti dalla mia volontà, continuare a studiare il suo caso attraverso osservazioni e indagini come quelle descritte sopra, o la diagnosi dell'esatta patologia. Si teme sempre che un caso sia unico, specialmente se presenta caratteristiche straordinarie come quelle del dottor P. Fu quindi con grande interesse e piacere non disgiunti da sollievo, che sfogliando l'annata del 1956 della rivista Brain, mi imbattei nella descrizione dettagliata di un caso quasi comicamente simile, simile, anzi identico sotto il profilo psicologico e fenomenologico, pur con totale diversità della patologia sottostante, una grave lesione al capo e di tutte le circostanze personali. Gli autori parlano del, del loro caso come unico nella storia documentata di questo disturbo ed evidentemente provarono il mio stesso stupore davanti alle loro scoperte. Rimando il lettore interessato all'articolo di Donald Mac Mac Macrae e Dalie Troll, di cui riporto qui una breve parafrasi con citazioni dell'originale. Il loro paziente era un uomo di 32 anni, il quale in seguito a, una grave, a un grave incidente automobilistico che determinò uno stato di incoscienza durato tre settimane, lamentava esclusivamente un'incapacità a riconoscere i volti, persino quelli della moglie e dei figli. Non un solo volto gli era familiare, ma ce n'erano tre che riusciva a identificare. Appartenevano a tre colleghi uno con un tic che gli faceva sbattere gli occhi, uno con un grosso neo sulla guancia e il terzo così alto e magro che come lui non c'era nessuno. Ognuno di essi, sottolineano Macrea e Troll, era riconosciuto unicamente dal singolo tratto saliente menzionato. In genere, come il dottor P, l'uomo riconosceva i familiari solo dalla voce. Il paziente aveva difficoltà persino a riconoscere se stesso allo specchio, come riferiscono dettagliatamente Macrea e Troll. Nella prima fase della convalescenza egli chiedeva spesso, soprattutto mentre si radeva, se il volto che lo fissava fosse davvero il suo, e, pur sapendo che fisicamente non poteva trattarsi di altri, faceva sovente delle smorfie o tirava fuori la lingua per essere sicuro. A forza di studiare attentamente il proprio volto nello specchio, incominciò pian piano a riconoscerlo, anche se non in un lampo come in passato, bensì notandone i capelli, i contorni e due piccoli nei sulla guancia sinistra. In generale, non riusciva a riconoscere gli oggetti a colpo d'occhio, ma doveva isolarne uno o due tratti e da quelli indovinare, e ogni tanto sbagliava clamorosamente. In particolare, notano gli autori, le sue difficoltà insorgevano con gli esseri animati. Gli oggetti semplici e schematici, invece, ad esempio le forbici, un orologio, una chiave, non presentavano difficoltà. MacRe e Troll osservano inoltre, la sua memoria topografica era strana. Si verificava l'apparente paradosso che gli fosse in grado di trovare la strada da casa sua all'ospedale e di muoversi con sicurezza all'interno dell'ospedale, ma non sapesse dire il nome delle strade lungo il percorso. A differenza del dottor P., egli era anche affetto da parziale afasia, né desse segni di visualizzare la topografia. Altrettanto evidente era una grave compromissione della memoria visiva delle persone, anche di quelle incontrate molto tempo prima dell'incidente. Sussisteva il ricordo dei comportamenti o magari di certi atteggiamenti peculiari, ma non quello dell'aspetto esteriore o del volto. Analogamente, una serie di domande specifiche rivelò che egli non aveva più immagini visive nemmeno nei sogni. Dunque, come per il dottor P., in questo paziente il danno essenziale non riguardava solo la percezione visiva, ma anche la, le facoltà fondamentali della, della rappresentazione visiva ossia l'immaginazione e la memoria visive, quantomeno in attinenza con gli aspetti personali, familiari, concreti della vita. Un'ultima osservazione divertente. Se il dottor P arrivava a scambiare la moglie per un cappello, il paziente di Macré, anche egli incapace di riconoscere la moglie, aveva bisogno per identificarla che essa portasse un contrassegno visivo, un accessorio di abbigliamento vistoso, ad esempio un largo cappello. Termina qui il primo capitolo di questo libro scritto da Oliver Sacks, che si chiama L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Non l'avevo mai letto, è la prima volta che, che lo leggo e mi sta piacendo molto, spero anche a voi. Scusate se ho fatto qualche errore di lettura, ma essendo eh, veramente una prima lettura, non, non è così semplice. Se, se vi piace questa iniziativa vi chiedo di lasciare un commento qui sotto se, se vi è piaciuto, se avete seguito se c'era qualche problema tecnico se c'è cioè qualcosa che non vi è piaciuto quindi anche critiche propositive vanno benissimo e penso che domani faremo un'altra diretta, probabilmente vediamo se faremo qualcosa di diverso, la mia idea era di fare il jukebox dei monologhi quindi mi piacerebbe che foste voi domani ad inviare dei testi da leggere eh, che io potrò improvvisare come in realtà ho fatto con questo libro, però con i testi che mi manderete improvviserò veramente mh, da zero perché non ho idea di cosa mi potreste mandare. Intanto vi, vi ringrazio, vi auguro una buona serata, state a casa mi raccomando, e vi ricordo che questa iniziativa si chiama Abraxiamoci ed è sostenuta anche e patrocinata dal comune di Ponte San Nicolò. E, e niente forza andiamo avanti forza a tutti restate a casa di nuovo mi raccomando e viva buona serata